inizia dalla passione. Sport, motori, adrenalina nell'anno del blocco totale. Con Lucio Cecchinello, manager del team LCR Honda del MotoGP. Come e quando si riaccenderanno i motori? Prima di tutto, grazie per l'invito a questa vostra bellissima rubrica televisiva. Noi come team LCR stiamo cercando di affrontare il momento in primis attenendoci alle regole, ovvero ci è stato richiesto di stare a casa, ci è stato richiesto di non muoverci, ci è stato richiesto di dare il nostro contributo, la nostra collaborazione affinché il virus possa limitare la propria diffusione, ed è questo che stiamo facendo. Nel nostro caso abbiamo una serie di collaboratori e dipendenti che lavorano da casa, quindi stiamo attuando l'attività dello smart working. Stiamo cercando di organizzare delle riunioni, ovviamente tutte tramite le piattaforme disponibili. In questo preciso momento il team sta cercando di lavorare essenzialmente su due aspetti fondamentali. Il primo aspetto è utilizzare questo tempo a disposizione per potenziare la nostra comunicazione sui social media. In secondo luogo, utilizzare il tempo a disposizione per poter riorganizzare, organizzare, riordinare tutto quello che, se vogliamo, era rimasto un po' in sospeso, che ci trascinavamo da tempo perché non rappresentava una priorità assoluta. Novità anche offrire il nostro reparto corse come hub, come piattaforma, come spazio per poter far sì che i nostri sponsor lo possano utilizzare per poter creare degli eventi, dove possono essere anche degli eventi per esempio di team building, come eventi di presentazioni magari di prodotti specifici che possono essere applicati anche al nostro mondo. Abbiamo a disposizione 1500 metri quadri e abbiamo i nostri uffici, abbiamo un paio di musei e quindi sarà tutto pronto fra qualche settimana. Ci manca l'adrenalina, ma è altrettanto vero che cerchiamo di affrontare questo periodo come fosse un periodo di pausa invernale prolungato. I piloti, per esempio, stanno continuando a fare l'allenamento, ovviamente non possono utilizzare delle strutture sportive esterne, però è altrettanto vero che i nostri piloti, soprattutto un po' tutti i piloti della MotoGP, sono già attrezzati nelle proprie abitazioni con delle mini palestre in casa, hanno la possibilità di portare avanti l'allenamento sotto diversi aspetti, che ci sono l'aspetto dello stretching, l'aspetto cardio, quindi l'aspetto che ti consente di fare un allenamento per migliorare la propria resistenza fisica sulla distanza, e un allenamento di potenziamento. In particolare tutti i piloti so che stanno lavorando nel migliorare la propria prestazione fisica, nel cercare di arrivare il più preparati, il più pronti possibili. Ci sono piloti come per esempio il nostro pilota Cal Crutchlow, che sta sfruttando anche questo periodo per poter guarire completamente alla caviglia che aveva infortunato nel fine 2018. Ha corso tutto l'anno nel 2019 senza grossi problemi, però un po' li ha dato fastidio, e devo dire che adesso ultimamente sta lavorando su una serie di esercizi di mobilità proprio per cercare di ripristinare quello che era una perfetta sensibilità del piede nell'azionare il freno posteriore. Poi, anche se non lo dovrei dire, noi comunque abbiamo preparato un nuovo freno posteriore, non a pollice ma a leva sull'anteriore, quindi Cal correrà con una doppia leva che sarà una appunto della frizione e una del freno comandata con la mano sinistra. Si parla, come peraltro ha fatto la Formula 1, che i regolamenti tecnici del 2020 saranno gli stessi regolamenti tecnici del 2021 e le moto che verranno omologate nel 2020 saranno le stesse moto che correranno nel 2021. In effetti, se vogliamo, nel momento in cui si corre una stagione ridotta nel corso del 2020 e soprattutto con implicazioni economiche potenziali in tantissimi settori merceologici, quali anche appunto la vendita delle motociclette, le case costruttrici stanno valutando di buon grado il fatto di utilizzare le stesse moto del 2020 anche nel 2021, magari con dei piccoli aggiornamenti. Io credo che dietro ogni problema, ogni difficoltà, si nascondano sempre delle opportunità. In questo caso il momento è particolarmente difficile, però abbiamo l'opportunità di poter utilizzare il nostro tempo per riflettere, per poter riprogrammare, per poter inventare delle cose nuove, per poter affinare i nostri strumenti di comunicazione e chiaramente per poter analizzare i dati
relativi ai test invernali per poter scendere in pista più forti che mai. Il messaggio che mi piace dare sempre a tutti i miei collaboratori è quello che il tempo in generale è un valore prezioso e come tale non va mai sciupato seduti sul divano perdendo tempo a guardare inutili trasmissioni televisive, ma cercando di portare avanti il proprio lavoro con impegno, con passione, e per questo è molto importante fare delle continue riunioni con la scuderia, con tutti i membri del team per poterli tenere stimolati. Però devo dire che nel caso di LCR sono molto molto contento, siamo un gruppo di lavoro molto unito e un gruppo di lavoro estremamente appassionato per quello che facciamo e ripeto, non vediamo l'ora di tornare in pista a provare quell'adrenalina che ci tiene vivi.